E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, eccoci qua nuovamente al quinto giorno del calendario dell'avvento che, come sapete o dovreste sapere, durerà diciamo fino al 24, ma ovviamente ci sarà anche l'episodio speciale di Natale. Vi ho già detto che come ogni anno ci sono dei giochi, c'è ancora qualche dubbio che aleggia e quindi vi ho detto che ogni giorno ci sarà da indovinare uno di 5 video che nomino e vi aiuto, perché vi metto anche nelle schede in alto a destra, così imparate ad utilizzarle, i video che ho nominato. E in uno di questi video, quindi dovete aprirli, andare a cercare la descrizione, ci sarà un indizio che vi farà capire, ecco, che è il video che vi serve per segnarveli. Poi una volta che avete tutta la lista, il primo che scrive, vi ho detto, è il primo, il secondo che scrive è il secondo, poi c'è il terzo, poi basta, sono tre diciamo eletti che mi daranno la lista e quando è che potrò andarmela, quando che sarà finito il calendario, quindi dopo il 24, dopo il video del 24. C'è anche un altro giochetto, vi ho detto, che potete fare, ovviamente, anche se adesso c'è già un vincitore, ma diciamo che facciamo anche che ce ne sarà un secondo, visto che è stato velocissimo Thomas Modding, e quindi quello dovete cercare i 5 video migliori che reputo per me migliori, che non significa solamente magari migliore nel senso di miglior montaggio o miglior storia, non lo so, qualcosa comunque che ha senso, che potreste immaginare e che ho nominato spesso questi video, che sono video importanti più che altro per me, ecco, più migliori, importanti, ecco, forse questo è il termine corretto. Ma vabbè, tornando a noi, questa settimana hanno iniziato a fare il calendario della Batman Green Giants. Gli anni scorsi mi ricordo che c'era un dono al giorno, c'erano un sacco di cose, con un mega dono finale. Stavolta mi pare che la crisi economica mondiale qua ha colpito, forse anche là, non lo so, forse mi sbaglio, ho letto male, però io è sempre comunque una bella sorpresa ricevere un gadget. Però ricordavo insomma ricchi premi e Cotillon gli anni scorsi, stavolta meno, però ripeto, uno fa ovviamente queste cose, mancherebbe. Io sono qua per la cronaca, come avete già immaginato, in questi giorni creo una stradina all'incirca, faccio pulizia in una zona specifica qua della mappa che ho scelto fra diverse location e ho detto scegliamo questa zona qua, dopo mi sposterò anche in alte, ci mancherebbe, andremo a vedere altre peculiarità di questo DLC. Ve l'ho mostrato anche in tre live distinte in cui vi ho fatto vedere più o meno tutto, ovviamente non tutto, anche per tempo, gestione eccetera, ma anche perché le live erano fatte apposta per mostrare quello che volevate vedere, quindi ho dato più precedenza appunto a ciò che mi era stato chiesto, più che andare a vedere proprio tutto per forza, che magari, non so, ad esempio della missione della barca nessuno mi ha chiesto nulla, non l'ho fatta vedere, ok, se non veniva in live me la chiedeva, magari l'avviavo, andavamo a vedere eccetera, quindi insomma è così. Tornando al discorso giochetti, oggi ho scelto altri video e vorrei parlarvi appunto di tali video della serie Entrentin, che ho visto che arrivo a pescarne sempre uno tutti i giorni, lo devo citare, e spesso anche due. Il 12esimo, dove ho sfruttato l'ultimo V400 che è uscito da poco, sono lì io a cavallo di fianco con Nello. E poi l'altro che ho scelto, vabbè, quello con il Fiat Agri, il 140 se non sbaglio, perché tra l'altro l'ho trovato targato Trento, non potevo non utilizzarlo, e quindi è il terzista che è arrivato a seminarmi i campi. In più, Farming Blog, risposte alle vostre domande, che era un format che mi è sempre piaciuto, perché penso lo riproporrò col nuovo anno. Cosa consisteva? Chi mi segue da Instagram trovava una storia col box per farmi una domanda, raccoglievo tutte le domande e nominavo, tipo, so, Marco mi ha chiesto questo, Luca mi ha chiesto questo, riportavo la domanda e ovviamente davo una risposta. Su un gameplay un po' random, nel senso, avevo piacere di mostrarvi una determinata mappa con determinati mezzi, una determinata valorazione, ecco che facevo questa tripletta, questa combo, no, sì, dai, teniamo tripletta, e su cui appunto narravo, ci parlavo sopra, rispondevo tutto quanto. Quindi tanto ho scelto il Farming Blog, quello in cui ho usato appunto un Fiat Agri, lo stesso se non mi sbaglio, più lo Steyr, in realtà era il case, mi verrà Steyr, un po' un discorso lungo, sulla
Allstream Farm. Sono andato un po' veloce, prossimi giorni vedremo anche la copertina della Allstream Farm che ricevetti in anteprima da Black Sheep Modding, che lo ringrazio di cuore sempre, perché insomma ci si conosce così sempre virtualmente e c'è comunque dietro una fiducia, perché ti passano una mappa che se io fossi un malandrino potrei ricaricare su vari siti eccetera o passarla in giro. In realtà c'è questa fiducia ed è una gran cosa al giorno d'oggi, quindi anche solo per quello sono molto orgoglioso di aver potuto fare un video anteprima di quella mappa, che è una mappa storica che ci portiamo da vecchi farming e che è sempre migliorata e si è sempre ampliata, ma ne parleremo quando sarà ora. E l'ultimo video, ultimo ma non per importanza, vorrei ricordare la class Trion, che la, più che scrivere edit avevo scritto Powered, che è più corretto, by i risicoltori pazzi. Ricordo che ci hanno portato sempre diverse mod, edit, cosette molto particolari, anche con loro ho avuto sempre dei bei scambi di chiacchiere, un bel rapporto, insomma ci siamo sentiti, mi hanno passato delle mod, mi ha spiegato, mi ha detto guarda se fai la presentazione di così spiega, noi ci farebbe piacere, le ho fatto sempre molto volentieri. E intanto vabbè ricordo questa class Trion che poi ritroveremo anche in un altro video, un'altra copertina, ma un po' più avanti. Intanto qua mi trovo appunto a farvi vedere dove mi trovo, stando attento appunto anche a non slipegar, voce del verbo scivolare a valle. E si conclude qua il video anche per oggi. Ci rivedremo presto, anzi prestissimo, domani ovviamente. E non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e ovviamente dirvi fei bravi. Ciao a tutti ragazzi.